Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo, ecco, in questo piccolo vialetto che porta i frati verso la chiesa di San Pio da Pietrelcina. Siamo all'interno del giardino dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. È questo indirizzo che vedete in sovraimpressione, in tanti ci scrivono. Ecco, anche tu che ci stai guardando, forse per la prima volta condividi con noi la tua esperienza di vita e soprattutto come Padre Pio è entrato nella tua vita. Ecco, Carmela scrive dalla provincia di Vibo Valentia per raccontare la sua storia ricca di, lei dice, incredulità che coinvolge lei e sua mamma. 30 anni fa sua madre, una credente, praticante, devota, guarda un programma televisivo che parla di Padre Pio. In questa trasmissione si discute di devoti che affermano di sentire un profumo, il profumo di Padre Pio. Diffidente, la mamma commenta: ora esagerano, fanno un po' di propaganda, ora se ne vengono anche con questo profumo, e lascia così cadere l'argomento. Passano alcuni giorni, la mamma di Carmela vive un'esperienza forte. Cosa mi è successo? Racconta incredula. Mentre fa le pulizie, con la scopa in mano e lo sguardo fisso al pavimento, una ventata di profumo la sorprende. È quel profumo intenso, ma lei non riesce a capire da dove arriva. Cominciai a guardarmi intorno, ma non c'era nulla, dice. Sposta persino il divano per controllare, ma non trova niente. Solo quando alza lo sguardo, vede la parete, vede un quadro. Quel quadro è Padre Pio. Padre Pio mio, allora è vero, esclama la mamma riconoscendo questa situazione. Carmela, ascoltando il racconto della mamma, rimane scettica. Tra me e me ho pensato, ora anche lei se ne torna con questo profumo, consapevole così della diffidenza della mamma. Tuttavia qualche giorno dopo Carmela vive la stessa esperienza della mamma che ha vissuto 30 anni prima. Anche lei, facendo le pulizie a casa, viene avvolta da questo profumo, profumo intenso, piacevole, e anche lei incrocia quello sguardo di Padre Pio che arriva da un quadro che ha in casa e che sembrava fissarla. Una doppia esperienza che lascia Carmela e sua mamma convinte della presenza di Padre Pio nella loro vita, proprio in un periodo particolare che stavano attraversando, di cui loro non fanno cenno nella loro email. Padre Pio ci ha dato una dimostrazione che con il suo profumo lui è presente nella nostra vita, con un legame forte che la mamma ha voluto condividere con la figlia proprio nel momento in cui entrambe, nello stesso periodo, a distanza di 30 anni, vivevano delle situazioni angosciose nella loro vita.